Bene, continuiamo, welcome back intanto, e andiamo a sistemare anche la parte relativa all'assault rifle, per quanto riguarda la parte relativa al fire. Adesso ovviamente se prendiamo la nostra mitraglietta e spariamo, il nostro fucile non si ferma fin quando non si effettua l'operazione di ricarica. E noi ovviamente non vogliamo questo. Quindi che cosa facciamo? Intanto rechiamoci nel game mode, ok? Apriamo il nostro character e qui all'interno del character cerchiamo stop fire, la funzione, l'evento creato prima che richiamava il nostro event dispatcher. Quindi da qui andiamo a prendere intanto perché ci serve current weapon, ok? E da qui richiamiamo stop fire, ok? Quindi prendiamo current weapon, prendiamo stop fire e agganciamo questa a questa, ok? Semplicemente in questo modo. Compiliamo, salviamo, andiamo in play. Prendiamo la mitraglietta e vedete che adesso posso decidere io come utilizzare il mio fucile. Vedete come c'è differenza tra sparare in faccia e sparare al piede per quanto riguarda l'emissione delle particelle aggiustato prima, e tutto sembra funzionare per il meglio. Torniamo in questa parte qui, andiamo a prendere adesso i raw weapons, prendiamo weapon base, ok? Nella parte relativa Automatic Fire Rate piazziamolo a 0.1, ok? Bene, torniamo nella parte relativa Game Mode e apriamo FPS Game Instance. Prendiamo la parte relativa alla Assault Rifle Ammo Data e mettiamo a 75 questo parametro di Damage Ammo. Critical Health, lasciamolo su 10. Bene, vediamo adesso il nostro play come si comporta. Sembra tutto funzionare in modo corretto. Bene, ma se andiamo in play ci accorgiamo, prendiamo il nostro fucile che sparando ad una superficie che non abbiamo settato, ok, ci viene restituito ovviamente degli errori da parte del software. Entriamo all'interno di Actor Impact Effect e prendiamo BP Impact Effect. Ora qui nella nostra check it result, il nostro evento, ok. Dopo spawn emitter di location, prendiamo tutta questa parte in realtà e cancelliamola. Compiliamo, salviamo, andiamo in play. Bene, clicchiamo su Spawn Decal, anzi Switch on Physical Surface, ok? Quindi clicchiamo qui, ci verrà riportato qua e facciamo un controllo is valid, quindi tiriamo un nodo di reroute, poi digitiamo is valid, ok? E andiamo a fare questo controllo, portiamo questa parte qui su questa parte qui, ok? Quindi la parte input object in return value di spawn decal attached. Andiamo a vedere per adesso che cosa succede. Ma per adesso sembra non dare alcun problema. Bene, ti sarai pure accorto intanto che in una parte di questo video ho dovuto cambiare la posa del character. Infatti FPS character ho dovuto indietreggiare un po' le arms, cioè le ho portate a meno 20, ok?
Questo perché per avere un effetto diverso per quanto riguarda il nostro fucile. Oddio, queste cose poi le andremo a settare completamente alla fine, in quanto lavoreremo sull'animazione in blueprint dello stesso, però per adesso per un effetto migliore, anche se la pistola, insomma, non è molto gradevole alla vista. Questa è la situazione. Adesso andiamo ad aggiustare a questo punto. Bene, entriamo nella nostra Animation Blueprint, vediamo di sistemare un po' di cose. Intanto io mi metterei da idle a pistol, ok? Ovviamente adesso sto imbracciando un fucile per vedere l'anteprima della mia pistola. Potrei anche andare nella parte relativa allo scheletro, qui scendere qui giù, staccare da parte remove all attached, ok, e mettermi in pistol e andare ad aggiungere pistola. Ecco fatto. Salviamo. Chiudiamo la nostra animation in blueprint perché dobbiamo aggiornare e funziona in questo modo sostanzialmente. E mettiamoci qui da idle in posizione pistol. Applichiamo, compiliamo. Mettiamoci qui appunto su pistol la nostra posa in cache. Facciamo una copia Ctrl W di questo nodo. Ok, lo portiamo qua. Scegliamo anziché qui left shoulder e prendiamo right shoulder. Portiamo prima questa in questa posizione, poi questa in questa posizione. Se compiliamo, ovviamente avremo una situazione di questo tipo, quindi dovrei mettere a 0 per ripristinare la nostra posa in questa posizione. Allora, mettiamo 20 in questa parte. Sono andato ovviamente con la mano più in là. Questo meno 35 lo porterei a meno 15, meno 13. Compiliamo, salviamo, torniamo nel character qui. La nostra mesh da meno 10 io la porterei a meno 20. Compiliamo e salviamo. Andiamo a vedere che è successo qui all'interno. Adesso sembra funzionare discretamente. Vedo la pistola, vedo l'impugnatura. Ovviamente anche in questo caso da rettificare. Bisognerebbe spostare un po' la mano verso l'alto e verso l'interno. Portiamo a meno 15 questa parte qui. Beh, questi poi sono delle cose che sì, sembra andare bene. Torniamo all'interno della nostra animazione, mettiamo il current weapon su idle, la posa dell'index, ok? Compiliamo, andiamo in play, quindi adesso beh, c'è da sistemare ovviamente ancora qualcosa, però tutto sembra funzionare.